Darwin disse: la musica è uno dei doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani. Space Valley! Scusa, vai tu. Faccio io. Riverenze a tutta la valle spaziale. Oggi è un grande giorno qui a Space Valley, perché per la prima volta riusciamo finalmente, dopo 2-3 anni di attività, non so quando abbiamo iniziato, due. A portare la vera musica nei nostri studi. Esattamente, abbiamo deciso di mandare in pensione. No, in realtà forse ritornerà. Non si sa. Abbiamo deciso di mettere da parte però Ton Karaoke, che è l'unico modo con cui la musica era arrivata da noi. Ma non era proprio definibile musica. Abbiamo deciso appunto di alzare il livello e invitare da noi una band che ormai è nostra amica. Una band che sta girando l'Italia, una band che ci regala successoni uno dietro l'altro e emozioni una dietro l'altra. Solo l'Italia gira. Siete andati da altre parti? In Ungheria, allo zio. Fede. Nelson, spiega cosa andremo a fare oggi. Allora, praticamente giocheremo a una specie di tabù. Ci sarà una parola da indovinare, che può essere un oggetto, un personaggio, un tema, e lo faremo tramite delle canzoni improvvisate dalla band, che suonerà con strumenti giocattolo. Non sappiamo cosa verrà fuori, ma siamo curiosissimi. Facciamoli entrare. I pinguini tattici nucleari. Ho sento oppresso. Tutti qua, per favore, bacini, ora, bacini. Sento l'odore del vostro sudore. Siamo freschi noi, siamo contenti oggi. Siete carichi anche? Sì, carichissimi. Vogliamo suonare? Ma bene. Siete in tour. Tra un po', se non sbaglio, avete per la prima volta, una cosa che mi casa un botto, delle date nelle isole, le vostre prime date nelle isole. Sardegna, Sicilia. È una bella emozione, non ci siamo mai stati, è molto lontano da Bergamo. Come sta andando in generale il tour? Molto state bene, divertendo? Bene. C'è Boot che è un po'... È un po' così. No, è chiaro, c'ho questo odore di questa tisana che non capisco cosa sia. Poi mescolato alla mia ascella. Io non sento un ottimo. Vabbè, comunque, perché ragazzi, fresco a Roma. Sensi di ragno. È mirtillo, secondo me, mirtillo. Loro sono i pinguini tattici nucleari. È uscito di recente il loro disco Fuori dall'Hype. Sono in tour con il Fuori dall'Hype Tour. Stanno spaccando veramente. Sono qui con noi oggi perché sono dei musicisti della Madonna. Allora, troppo gentile. Sono, secondo me, tra le band più talentuose. Capito, a livello tecnico, quel musicisti più forti dell'ultimo periodo. Ti ringrazio. Sì. Ma infatti noi oggi hanno detto che dovremo suonare. Sì, e dovrete anche mettere la prova la vostra dote di scrittura. Noi fatto così ho detto no, pagare. Io dicevo cosa, gli vuoi dare dei soldi? Un attimo. Questo non ce l'avevi detto. Parliamone. Partiamo col gioco. Super. Okay. Yes. Andiamo. Indovina la parola dalla canzone. Prima manche. Infradito. In chiave. Metal. Oh, ma ben che belli giusto. Strumentini che avete. Siamo contenti di essere qui. Non sembra però. Da prendere confidenza. Siamo agitati, devo dire la verità. Perché? Ci sta ansia da prestazione. Che non è facile. Centinaia di migliaia di milioni di persone sono stanno guardando. Una carriera potrebbe stroncarsi oggi, ve lo dico, ok? Speriamo. Abbiamo già spiegato qualcosa. Ma poverino. Fermiamoli. Non è successo. È il solito genere. Sì. Sono competitivo, ok? È una specie di evoluzione di tabù. Yuhu. Sai come funziona il tabù? Non lo so io. Per favore spiegamelo tu. Tabù, tu. In realtà non c'entra un c***o. Hai una parola che devi fare indovinare. Questo esatto, sì, esatto. Però il gioco si svicola in modi diversi. Hai delle parole che non devi dire. Senti Riccardo, la puntata l'abbiamo scritta noi. Se ti dico che è come tabù, è come tabù. È come tabù, meglio. Loro suoneranno questa canzone. Io e Cesare ci sfideremo uno contro l'altro. E vince chi alla fine della canzone indovina di che cosa stavano cantando. Siete pronti con la prima? Sì, signor capitano. Yeah. Casino, sandalo non sol, e ciabatta neppure, faccio rima con candito. È facile perché di solito non faccio... Che di solito non faccio mai punto alla prima. Ma dici che lo fai? Certo che lo faccio. È così sicuro. Beh, andiamo. C'era un indizio facile sulla rima. Era... Io ero indeciso in realtà. Vabbè, l'abbiamo voluta imboccare. Per iniziare bene. La prima. Sì. Infradito! Bravo!
Per un attimo io ho pensato Crocs. Fa rima con Candito. Eh no, e lì mi sono depistato. Con Candito. Lì mi sono depistato. Candito di Crocs. Michael Biss. Ma super bello, super bello. Aspettate, aspettate che sta smontando tutto. Io rileggo il testo perché anche se sono tre parole non mi ricordo un cazzo. Ma posso provare a farla anche io? Prova, prova, prova. Provo. Scrivi male. Vai. Sbuttaci un game. Vai, 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 vai. Concentrati. Sei un tedesco, te vino fin col Candito. No, veniamola, no, Cesare, la prossima, Sacca, prossima. Vabbè, dai, mi indossi col Candito comunque. Sì. È il meta, ragazzi, il meta. Volevamo farlo. Così non penso che sia giusta, però. Ecco, eccola. Scusate, ragazzi, non volevo. Per l'onore, ora o mai più. Scusate. Io già so che sei un telefono te. Col calzino sandalo non so, ciabatta neppure, faccio rima con Candito. Sono già vinto, cioè. Un applauso comunque. È molto emozionante tutto ciò. Prima della prossima estrazione vi devo chiedere come va. Bene, bene. State divertendo? Temperatura buona. Buona temperatura, sì, vuoi sì. Che passiamo? Abbiamo un ciaffettino. Nuovo. Con gli strumenti tutto bene. Ma più tesi come corte di ukulele. Seconda manche. Ciccio Graziani. Colonna sonora. Elio Cucina Boot. Bravissimo. Giuffrida e Gullo e Sossio Aruta, non dimentichiamo Borriello e Diego Armando Maradona Junior. Io ero il pelato che allenava costoro. Tu dimmi il suo nome, cazzo, tu dimmi il suo nome. Ciccio Graziani. Giusto. Oh, campioni. Mario Belleno. Io avrei che detto botta sarà. Io avrei detto Ciccio Valenti. Ciccio Valenti commentava il Ciccio wrestling. Ciccio Valenti commentava il wrestling. Io una volta sono andato al Lago di Seo a mangiare in un ristorante di pesce e l'ho incontrato e non ho avuto il coraggio di chiedergli la foto. E ora ti sei pentitissimo. Sì, sono strapentito. Perché la gente non ci crede, tipo, io non ci credo. 1-1 alla grande. Comunque, bravo ragazzi, questo mi è piaciuto un sacco. Bellissima questa. Mi è piaciuto un sacco. Bravo. Perché non c'era metrica, non c'era un tanto buono, si sentiva come stavate divertendo. Ok, signori, è arrivato il tempo di prendere l'ottamatone. Terza manche. Poppa. Musica cinematografica. Giusto per conoscerci meglio, per quanti giorni di fila ciascuno di voi porta le mutande? Giusto, bravo. Circa. Devo confessare che in questo periodo della mia vita, molto molto furibondo, sto cambiando le mutande ogni giorno. Sei fuori. Sono fuori. Cioè, come fai è un errore, a lo lavarle? So. Lo so, infatti la gente mi guarda per strada, ogni tanto esco dal panettiere e mi guardano tutte le vecchie del paese tipo questo che le credo delle mutande. Io giro sempre in costume perché non sai mai cosa trovare. Metti che piove, cosa prendi in ombrello? No, ti spogli. Simone non indossa le mutande. Sì, esatto. O non indossa le mutande o a settimane alterne, compulsivamente al contrario, uso tipo cambio 7 mutande in un giorno. Cioè, robe di questo tipo. Ma a te piace la sensazione poi c'è invece intima sul jeans? Sì, è una cosa che ti piace, ti stupisce. Sì, tipo no, un po' di carta vetrata. Un po' fastidio, ma dopo comincia a piacere. Sì. Poi c'è Matti invece che ha sempre un paio e basta di mutande, ma le rivolta ogni giorno, ne mette una all'altra. Avevo un po' vergogna di dirlo, però vi svelo che all'interno del nostro gruppo, non farò nomi, c'è una persona che si lava tutti i giorni, ma usa sempre le stesse mutande. Frank.
No. Grande tonno. Dico tutto. Ed è per questo che lo chiamano tonno. Giochiamo. Non hai risposto. Non hai risposto. Ne chiamo fuori. Abbiamo in squadra l'ottamatone, grande protagonista delle giornate a Space Valley. Esatto, sono curioso di capire come lo userai. Il genere della canzone è tutto un dire, cioè non ho capito. Quindi vediamo. Innanzitutto intoniamo. Ma porca troia. C'è avuto un po' di mal di pancia. Eccolo, eccolo. Ok, hai intonato. Premessa. Lo strazio. Odore di sale. C'è del vento all'orizzonte. E c'è anche un sogno là all'orizzonte. Gino Paoli. No. Sapore di sale. Era lui. C'è un sogno che si chiama America. C'è una persona di terza classe, c'è una persona di prima classe, sono lì. Quello che penserete deve essere rivoltato all'incontrario. Come le mutande. Esatto. Ok, ok. Come faccio? Torna io. Tutto. È molto difficile fare questa cosa. E la sbagliate sicuro. Non c'è la nota. Aia. Ok. Io ho i brividi, vi giuro che mi sono emozionato. Delicatezza, l'entusiasmo, l'emozione e l'ottamatone. L'ottamatone, tra l'altro, io l'ho preso per la prima volta in mano questa mattina. E non sapevo neanche che cosa fosse. Assolutamente. Ma chi si è prenotato? Nessuno dei due, perché io non ho capito niente. No, allora, io ho capito, ma allora... Dove siamo? Quello lo so anch'io. Sul Titanic. Ok. Abbiamo detto, siamo... Prima e terza classe. Quindi due sono... Due persone. L'hai visto il Titanic, spero. Perché no. Se non l'hai visto il Titanic, no. Vai via. Davvero? Nelson giustamente, però no. Nelson dice cling cling. Leonardo DiCaprio. Dove sono in quella famosa scena? Sulla prua. Quindi siamo sulla tetta. La poppa. La poppa. La poppa. La poppa. La poppa. Tu mi batta 5. Sono tristissimo. Per favore. Potrai indovinare poppa, Cesare. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è per la te poppa. Anche più alto c'è. Cioè la parola era poppa. Sì. Io comunque Cesare Nelson rifarei la scena, Ci siamo? Per rifare tutto? Per favore, questa cosa no. Perché devo essere... Come si chiama lei, Rose? Ma sto coso qua non sta mai. Cioè ho il dito qua. A volte fa... A volte fa... Cioè, è come le scale di Harry Potter. Insegnami a volare. Ma porca troia. No, no, no. Ferma Cesare. Un applauso anche a noi per l'interpretazione, per favore ragazzi, no. Un applauso. Raga. Bravi, bravi. 10, 10. Raga, quel coso qua io ti giuro lo spacco. Quarta manche. Calvizie. Tarantella. Prima di qualsiasi cosa, dato che mi dispiace per Paso, a cui non si sentirà minimamente lo strumento, stava vorrei masticando. Fargli fare un solo. Vai. Devo trovare la posizione. No. Neanche. Ecco perché non si sente un c***o. Che momento drammatico. Bisognerebbe fare così. Tante... Come si chiama questo strumento? Cacciapestile. Marranzano. O marranzano, se sei marranzano. Ho imparato a suonarlo ieri. Ho guardato un tutorial. Esatto. Si tirano ancora nei denti. Quel green green green. Sentite questa... Che si schianta contro i tuoi denti. C'è un dentista che sta facendo così. Contentissimo. Ho finito ieri di riparare le carie, ma Franco arrivo anche. Ci siamo? Ok. Quando volete. Quando un tempo teneva, che teneva una volta chioma di capelli sulla capa, poi invece è arrivata, che è arrivato una mala
Cesare, Cesare. Alopecia, ragazzi. Alopecia. Non sappiamo neanche cos'è l'alopecia. Io allora. E ce l'abbiamo. Io direi calvizia, ma per fare la rima, calvizie. Bravo, Nelson! Bravo! Ma se aggiungo un termine, me la date buona a me? Cosa vuol dire? No. Androgenetica, vi piace? No, perché no, la cerco spesso su internet. No. Androgenetica. Le faremo sapere. Cesare, questa però non potevi sbagliare. Ma le è una battaglia arditissima, veramente. Io la stiamo battagliando risentire. Per la prima volta. Anch'io la voglio risentire. Vai, vai, vai. Quando un tempo teneva, che teneva, che teneva. Una volta che ho Maria capelli sulla capa. Poi invece è arrivata. È arrivato, che è arrivato. Una malattia che se l'è portati via. Ora vado è diventato così. Di quelli come lui, Claudio, Misio, Grandisir. Quasi ho perso, sai, tutte le sue amicizie. Per colpa di una malattia che si chiama calvizie. Siete forti con le rime! Prima di andare avanti con la prossima canzone, vorrei fare una domanda. È una cosa che abbiamo chiesto a Riccardo quando è venuto qua in un salotto ormai nella scorsa stagione. Gli abbiamo chiesto che odore faceva Tommaso Paradiso. A sto giro chiediamo a tutti voi che odore fa Karim. Io Toby, che odore fa? Non ha alcun odore. Esatto. Egli è al di là del bene e del male. Zaratustra. E io volevo anche dire una cosa riguardo all'ultimo video. Io quando ero venuto avevo l'herpes. E oggi... Hai l'herpes? Ho l'herpes ancora. Non è una coincidenza. Siamo noi che portiamo la sigla. Ogni volta che vengo qui ho l'herpes. Ma sempre per lo stesso motivo dell'altra volta? Ma mi è rivenuto sullo sfogo a caso. Non ho baciato nessuno, sono solo come un cane. Secondo me è lo stress di vederci. Chi perde fra me e Nelson limonerà con Riccardo a fine puntata. Vai, alla grande. E si beccherà l'herpes. Perché vaffanculo. Poi vorrei anche, se mi concedete, limonare Frank. Così. No, sì. Quello si può fare a prescindere, okay, quando vuoi tu vieni, ci suoni al campanello e puoi limonare. Arriva Frank e te lo limoni. Quinta manche. Paolo Brosio. Trap. Ve lo richiedo, ma come no, va? Benissimo. 18. Devi farti un po' più cupo. Sì, buffo. Ah, io mi sono fatto malissimo agli occhi. Vi sentite a vostro agio? Con il genere, con la canzone? Assolutamente. Assolutamente. Simone assolutamente. Non lo vedo convintissimo, eh. Sì, 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 lo siamo sì. E Schere, prego. Yeah. Buffo. Alright. Maria, Gesù, Mefugori e Lourdes, San Pietro, San Giovanni, alleviate i miei malanni. Una volta io beccavo, ero un uomo senza Dio. Poco fa è quasi morto il gatto, indovina il nome mio. Ve la rifacciamo velocemente. Solo per okay. Voi. Vai. Un po' più veloce. Vai, 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 ok, okay. Grazie, vai. Grazie, grazie. Ancora più veloce. Aiuto. Yeah. Buffo cazzo. Maria, Gesù, Medjugorje e Lourdes, San Pietro, San Giovanni, alleviate i miei malanni. Una volta io peccavo, ero un uomo senza Dio. Poco fa è quasi morto il gatto, indovina il nome mio. Allora, adesso lo devi che flow comunque. Possiamo anche farla 20 bpm ancora più veloce. Sì. Allora, dai, cosa passivo, vai. Fast rap in the world. Vai. Record. Vado. Maria, Gesù, Medjugorje e Lourdes, San Pietro, San Giovanni, alleviate i malanni. Una volta io peccavo, ero un uomo senza Dio. Poco fa, la cosa morta al gatto, indovina il nome mio. Un indizio per a favore. A chi è che è morto il gatto? Va bene, va bene. 20 bpm ancora più veloce. E questo è impossibile, ma la ci proviamo, vai. Vado! Maria, Gesù, Medjugorje e Lourdes, San Pietro, San Giovanni, alleviate i malanni. Una volta io beccavo, ero un uomo senza Dio. Poco fa, la cosa morta al gatto. Non lo sei! Il microfono è tutto morto. E Schere. Ma Cesare. Tu sei un vero. Prova a distruggere. Tu sei un vero. È tutto morto. Lo so. Ce ne andiamo. Frank, hai speso 20 euro per un cazzo. Proviamo a indovinare almeno. Vale come prenotazione. Prova. Ah, silenzio. E infatti, che hai indovinato silenzio. Almeno. Vuole avvicinarsi a me. Vai, Cesare, vai. Questa Cesare so che ce l'hai. Ce l'hai. Dammi una mano. Paolo. Brosio! È l'unico Paolo che conosco! Sesta manche.
riscaldamento globale, valzer. Posso far notare la pezza che ho sotto l'ascella? Siamo arrivati all'ultima canzone, quindi mi raccomando, dovete stupirci. Sembri l'insegnante a scuola. Ti stupirà in negativo, parla di morte, distruzione e sfacelo. Chiudiamo bene. Eh sì, tutto se ne sta andando via. Porca di quella puttana, il mondo sta morendo. Gli orsi polari si ammazzano ed i pinguini si impiccano. Le poche monache han perso la fiducia nella religione. E Greta Thunberg mi ha detto: ma che schifo di situazione. Stiamo morendo tutti, stiamo morendo tutti, stiamo morendo tutti, stiamo morendo tutti a causa del... Nelson! No, non è vero! Disonesto! Ma proprio eoni prima! Dison Nelson! No, 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 no. Riscaldamento globale! Riscaldamento globale! No! Grazie! E qui è solo supplementare content con la monetina. Se ci picchiamo, mettiamo un ring. Secondo me è anche bello finire in pareggio un video del genere. Sì, 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 dai, va bene, ragazzi. Ha vinto la musica. Non ha resistito. Io farei uno spontaneo applauso. A me, a Cesare, dai. Bravo, Cesare. Bravo, bravo. Date a Cesare ciò che è di Cesare. La prima volta è competitivo realmente. Comunque, complimenti ragazzi, veramente, avete spaccato. È stato molto difficile, ragazzi. Devo dire la verità. Non ci eravamo mai trovati in una situazione del genere. Però me la siete cavati davvero, davvero, davvero bene. Poi volevo dire a tutti voi che volete far innamorare qualcuno di voi, una ragazza, anche solo per dire un ragazzo, usate l'ottamatone. Perché scoperto. È lo strumento del futuro. Non dal ci prossimo sarà più... tour, dal prossimo disco, io lo voglio vedere nel vostro range. Se Chopin avesse avuto l'ottamatone, sai oggi la amore sarebbe con un sapore diverso, molto più autentico. Trovate tutti i link utili per conoscere i pinguini tattici nucleari qui sotto in descrizione. Ci vediamo ai loro concerti. Com'è che è costruita questa casa? Con ottamattoni. Ciao. Arrivederci. Grazie. Ciao, ciao, grazie. 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 Arrivederci. Brutta, eh? Nick, vai lì e fallo. Vai, vai in mezzo e comincia a farlo. Vai. Aspetta. Muto, muto, Nick. Muto, muto. Bellissimo, Nick, la schillata.